Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, sempre più confortanti i numeri dell'emergenza sanitaria in Abruzzo, 3 nuovi casi su oltre 1200 tamponi analizzati, ma soprattutto nessun nuovo decesso nella nostra regione. I numeri nel servizio di Jacopo Forcella. 3 sono i nuovi casi registrati oggi in Abruzzo, 2 nella ASL Lanciano Vasto Chieti e 1 in quella di Pescara. Un dato che continua a far rimanere la percentuale giornaliera rispetto al numero di tamponi processati nell'ambito dei decimali. Sono 1.276 infatti i test di cui è stato conosciuto il responso e le 3 positività riconsegnano un incremento dello 0,2%. Sono 7 i pazienti in meno in terapia non intensiva che arrivano a 142, 3 quelli in terapia intensiva, un numero invariato rispetto a ieri, mentre sono 764 le persone in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. La buona notizia è la mancanza rispetto alla giornata di ieri di nuovi decessi che rimangono così a quota 400, mentre gli attualmente positivi, calcolati sottraendo al totale il numero dei dimessi guariti e dei deceduti, sono 909, con una diminuzione di 137 unità. Dall'inizio dell'emergenza nella nostra regione sono stati registrati 3.230 casi positivi al Covid-19 che sono così ripartiti: 246 nella ASL Avezzano Subbono all'Aquila, 819 nella ASL Lanciano Vasto Chieti, 1.513 nella ASL di Pescara e 652 nella ASL di Teramo. Adesso invece andiamo a sentire e a vedere la testimonianza di Maurizio Melchiorre. Un ex paziente Covid passato attraverso la terapia intensiva e fortunatamente guarito. Oggi sta bene e ci ha raccontato la sua storia nel collegamento in diretta di questo pomeriggio nel TG delle ore 14 al microfono di Paolo Renzetti. Siamo con Maurizio Melchiorre che ringraziamo, possiamo dire, signor Maurizio, una storia, come diceva Jacopo Forcella, da studio a lieto fine, come fortunatamente ce ne sono state tante nel nostro paese. Lei è stato ricoverato per 33 giorni in pericolo di vita all'ospedale di Pescara, colpito dal coronavirus, è stato nel reparto di terapia intensiva, è stato intubato, estubato, poi di nuovo intubato. E diciamo che in quei giorni ha anche pensato di non poter riuscire a farcela, a superare questa malattia, perché i bollettini medici erano davvero molto molto critici. Allora vogliamo un attimo raccontare questa storia a lieto fine. Sicuramente, diciamo che la parte più brutta della storia io non l'ho vissuta perché ero addormentato. Però ho seguito, sono partito da casa perché sia mia moglie che mia figlia erano positivi. Poi, visti che la febbre arrivava a 37 la mattina e 39 la sera, abbiamo deciso di andare in ospedale. Dico, faccio un attacco, mi danno una cura specifica e ritorno a casa. Invece è successo che mi hanno ricoverato e mi hanno portato a pneumologia. Pneumologia, sono stato 2 giorni con l'ossigeno, ci stavano dei miglioramenti, però non erano sufficienti. Sicché mi hanno portato su a terapia intensiva e con la Frattari hanno deciso in piena notte di intubarmi. Ho salutato la famiglia per tranquillizzarle, nel senso che io ho telefonato, loro mi hanno visto che stavo bene, però mi hanno detto mo l'addormentiamo e poi l'addubbiamo. E ho detto buonanotte, ci vediamo a presto, perché il mio intento era questo, dice, facciamo le terapie, risolvo la situazione e ritorno subito a casa. Invece così non è stato, dopo 2 giorni mi hanno stubato, però mi hanno messo a pancia in giù in una situazione abbastanza difficoltosa, sia per respirare che per starci 2 giorni di seguito. I risultati sembravano buoni, però alla fine, dopo 2 giorni e mezzo, mi arriva la dottoressa e mi dice: Melchior, la dobbiamo rintubare la seconda volta. Dico: va bene, dottoressa, facciamolo, perché io ero sempre convinto. Ma prima finiamo le terapie e prima torno a casa. Se non che in questa seconda fase è stato un po' più lungo, sono stato intubato per 12 giorni e io stavo tranquillo perché dormivo.
se non che quando mi sono svegliato ho visto un'euforia intorno a me, sia i medici che gli infermieri mi chiedevano come va, e dicevo bene. Però questa euforia ho capito che era determinata da che cosa? Che i bollettini che arrivavano a casa puntualmente tutti i giorni alle 2:30 erano questi. Non ci sono speranze, signore. Se la situazione cambia, glielo faremo sapere. Beh, la questione del tampone non è stata molto semplice, soprattutto in quel periodo ci stava molto caos, ma soprattutto i medici di base, il nostro medico di base, cercava di sminuire un po' la cosa e dice ma questa è una semplice influenza, è una semplice influenza, però poi tre persone dentro casa che di colpo si ammalano contemporaneamente, sinceramente non c'è mai stata in casa mia. Al che ci siamo allarmati, mia moglie è stata molto insistente e alla fine siamo riusciti a fare sto tampone il giorno 17. Sono qua semplicemente per lanciare un messaggio. Perché quando sono uscito i medici mi hanno detto non conosciamo bene quali sono le conseguenze di questa situazione, anche se io ho fatto il sierologico e quindi so di avere gli anticorpi, comunque rispetto le regole, perché fin quando non troviamo una soluzione secondo me non bisogna abbassare mai la guardia. E se in famiglia mia tutto il processo, cioè il tampone, l'avessimo fatto qualche giorno prima, determinate situazioni potevano avere un'evoluzione molto molto diversa e meno drammatica di quella che c'è stata. La app Immuni, l'applicazione per tracciare i contagi Covid-19, sarà sperimentata in Liguria, in Abruzzo e in Puglia e potrebbe essere scaricabile già tra un paio di settimane. Perplessità riguardo la privacy, ma il garante Soro ha dato il via libera all'applicazione. Sentiamo il servizio di Giuseppe Dintino. L'app Immuni sarà sperimentata in Abruzzo. La nostra regione infatti è tra le tre in cui sarà testata l'applicazione per il tracciamento del Covid-19. Le altre due saranno Liguria e Puglia, dunque la sperimentazione sarà al nord, al centro e al sud della penisola. È stato reso pubblico il codice sorgente, ovvero il profilo dell'app, che potrebbe essere disponibile sugli smartphone già tra un paio di settimane. Caricando dati come la zona di provenienza, la provincia e le informazioni epidemiologiche, come ad esempio la durata dell'esposizione ad un utente positivo, l'app manderà alert in caso di vicinanza a una persona a rischio e chiederà se si sono manifestati sintomi riconducibili al coronavirus. In caso di risposta affermativa si seguirà una procedura ad hoc, altrimenti l'utente verrà invitato ad adottare semplici accorgimenti quali il distanziamento sociale fino a data stabilita. E tutto ciò per tracciare i contagi, nonché per tenere traccia degli spostamenti degli individui. I più diffidenti però lanciano l'allarme riguardo la privacy. Innanzitutto perché l'app utilizzerà un sistema di tracciamento elaborato in sinergia da due aziende private, quali Apple e Google, e la versione italiana sarà realizzata dalla SPA Bending Spoons. Ma il garante della privacy, Antonello Soro, ha dato il via libera, poiché l'app sarà installata su base volontaria, ad ogni utente sarà assegnato un codice casuale anonimo e il tracciamento avverrà non con la geolocalizzazione ma tramite Bluetooth. Inoltre occorre ricordare che probabilmente i timori distopici riguardo il progresso tecnico-scientifico sono già realtà, forse perché il progresso non è stato supportato da un discorso etico in grado di reggerne il passo. I social network infatti continuamente danno in pasto i nostri dati sensibili ad aziende pubblicitarie e forze di polizia in virtù di esigenze economiche e del mantenimento dell'ordine pubblico. I telefonini che abbiamo in tasca inoltre all'occorrenza sono videocamere e microfoni ambientali sempre vigili ad uso e consumo di governi, aziende e malintenzionati che riescano ad accedervi. E i recenti fatti di cronaca, come ad esempio quelli che riguardano intercettazioni e fruizioni di dati sensibili anche per influenzare elezioni e geopolitiche, ne sono la dimostrazione. Insomma, l'app Immuni potrebbe rappresentare un
rischio per la privacy? Per rispondere a questa domanda occorrerà fidarsi del giudizio dei tecnici chiamati ad esaminarla. Ma anche qualora così fosse, ciò non intaccherebbe drasticamente una privacy individuale che ormai esiste sempre più formalmente piuttosto che in sostanza. Google, uno dei genitori del sistema di tracciamento, specifica che l'app avrà un impatto positivo anche se verrà utilizzata dal 10 o 20% degli utenti. Il governo italiano, tra due app che rispettavano i criteri della Commissione europea, ha scelto quella elaborata da Bending Spoons, che si sarebbe avvalsa anche della supervisione tecnica di John Elkann, presidente di Fiat Chrysler. Secondo alcune indiscrezioni, prima di essere pubblicata l'app potrebbe essere testata nella fabbrica Ferrari di Maranello. Migliorare l'accessibilità e farlo in sicurezza, questo è il principio che regola le attività degli ambulatori, dei laboratori analisi della ASL Lanciano Vasto Chieti, che riprenderanno le attività dal prossimo lunedì 1 giugno. Per tutte le categorie di prestazioni sarà necessaria la prenotazione da effettuare presso gli sportelli del centro unico di prenotazione o attraverso il call center aziendale, mentre le urgenze saranno sempre garantite. Si è reso necessario regolamentare l'accesso, spiega Ines Bianco, che è la responsabile dei laboratori, al fine di garantire le condizioni di sicurezza agli utenti, ma questa modalità ci permette anche di organizzare al meglio e accogliere un numero maggiore di richieste. La prenotazione, insomma, non rappresenta un limite, dice la responsabile, ma una garanzia in più per tutti i cittadini. Adesso ci spostiamo nel Teramano con una notizia di cronaca. Blitz antidroga ordinato dalla Procura di Teramo questa mattina a Giulianova. 30 carabinieri della compagnia giuliese hanno circondato il quartiere Rocca e arrestato 3 persone per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrate cocaina ed eroina. L'indagine della Procura era iniziata lo scorso anno. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. A seguito di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Teramo, espletata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova, in sinergia con i colleghi della compagnia di Chieti Scalo e con l'ausilio di unità del nucleo carabinieri cinofili di Chieti, sono stati arrestati 3 indagati ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti. In particolare, dal mese di agosto 2019, il nucleo operativo della compagnia Carabinieri di Giulianova ha avviato un'attività di indagine finalizzata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti sulla costa teramana, ma con clienti che giungevano da tutta la provincia di Teramo. L'indagine nasceva dal controllo e dalla successiva osservazione di un pregiudicato proveniente dall'entroterra teramano, trovato in possesso di alcuni grammi di eroina. Dallo sviluppo dell'attività investigativa veniva subito individuato un gruppo di pregiudicati facenti parte dello stesso nucleo familiare, avente la base operativa nella zona della Rocca a Giulianova, che aveva attivato un lucroso canale di traffico di sostanze stupefacenti, in particolare eroina e cocaina. Il primo importante riscontro alle indagini si ebbe nel mese di novembre 2019, quando i militari dell'arma, grazie anche all'impiego di unità cinofile, trovarono e sequestrarono in uno scantinato del quartiere della Rocca a Giulianova, appunto, più di un chilo di eroina e circa 200 grammi di cocaina, con il conseguente arresto di una pregiudicata di 56 anni. Sotto il coordinamento della Procura della Repubblica del Tribunale di Teramo sono state avviate così attività tecniche che hanno accertato e documentato nel corso dei 3 mesi in cui è durata l'indagine la cessione ai numerosi tossicodipendenti che si approvvigionavano dalla banda di circa 750 grammi di cocaina e 400 grammi di eroina per un valore complessivo di oltre 100.000 euro. Le misure di custodia cautelare in carcere e le perquisizioni sono state effettuate da oltre 30 carabinieri che hanno cinturato l'intera zona della Rocca Giulianova al fine di evitare eventuali fughe dei soggetti. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, dopo la richiesta da parte dell'avvocato Romolo Reboa, ha messo a disposizione il palazzetto dello sport Papa Giovanni Paolo II per le prossime udienze del processo Rigopiano. Adesso si aspetta il via libera da parte
del Ministero. Intanto l'udienza del 10 di luglio va verso un nuovo rinvio, questa volta a settembre. Il servizio di Stefano Recanati. Sarà il Palasport Papa Giovanni Paolo II di Pescara la struttura messa a disposizione dal sindaco di Pescara Carlo Masci al presidente del Tribunale della Città Adriatica in vista della prossima udienza preliminare per quanto riguarda il disastro dell'hotel Rigopiano di Farindola in cui persero la vita 29 persone. La decisione del sindaco fa seguito alla richiesta inviata dall'avvocato Romolo Reboa al fine di evitare un nuovo rinvio dell'udienza dopo lo slittamento di quella del 27 marzo causa emergenza Covid-19. Dato che l'aula, fino a questo momento utilizzata per le udienze del procedimento, la numero 1 del Palazzo di Giustizia, non ha gli spazi sufficientemente ampi per garantire il distanziamento di tutte le parti che hanno diritto a partecipare al processo. Ecco qui che la location individuata, capienza tra gradinate e parquet dovrebbe arrivare intorno alle 3.000 unità, appare la più idonea ad accogliere le oltre 250 persone che dovrebbero partecipare ad ogni udienza, potendo di fatto rispettare le attuali norme previste per il distanziamento sociale. La palla passa ora al presidente del tribunale Angelo Bozza, ma i problemi non finiscono qui perché c'è ancora un altro nodo da sciogliere, quella della data, visto che resta ancora aperta l'ipotesi di un nuovo rinvio. Difficilmente l'udienza si potrà svolgere il 10 luglio, alla luce del fatto che i termini dell'emergenza per il comparto della giustizia sono stati prorogati al 31 luglio e dunque tutti i procedimenti previsti fino a quella data, a meno che non presentino carattere d'urgenza, sono destinati a slittare, a meno che non arrivino indicazioni diverse e precise proprio dal ministro della giustizia Alfonso Bonafede, che già nei giorni scorsi era intervenuto sulla questione location sollecitato dall'avvocato Reboa, visto che a distanza di 3 anni dalla valanga si è ancora davanti al giudice per le indagini preliminari Gianluca Sarandrea, in attesa, quantomeno, del sì o no sulla riunificazione del processo madre con quello del depistaggio. Dunque, ad oggi, l'unica cosa certa sembra essere la sospensione dei termini di prescrizione dei reati, che quantomeno mette al riparo i familiari delle vittime da un eventuale ennesimo rinvio. E l'avvocato atriano Davide Calcedonio Di Giacinto, il designato a ricoprire il ruolo di componente nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d'Abruzzo e Molise Caporale di Teramo. La votazione è avvenuta nella seduta odierna del consiglio regionale. In aula erano presenti 16 consiglieri che hanno preso parte alla votazione. 12 voti sono andati a Di Giacinto, 2 sono restate le schede nulle e 2 le schede bianche. Di Giacinto è quindi risultato designato con 12 voti favorevoli e la sua nomina adesso spetterà al presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Rinviata al prossimo consiglio invece la nomina a garante dell'infanzia dell'avvocato civilista Maria Concetto Fallivene, che dopo 3 votazioni non ha ottenuto la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio regionale e necessari per l'elezione. Ed ora ci occupiamo invece di Bussi e della sua bonifica. Torna al punto di partenza la questione. L'associazione ambientalista Forum H2O smentisce le motivazioni del Ministero sull'annullamento della gara d'appalto. Sentiamo tutto nel servizio. Si infittisce ancora di più la questione della bonifica di Bussi. Il Ministero dell'Ambiente ha colto al balzo la sentenza del Consiglio di Stato che individua la Edison come responsabile del disastro ambientale e intende annullare la gara del 2018 che aveva aggiudicato i lavori di bonifica delle discariche 2A e 2B. Tra le motivazioni, quella che risulterebbe difficoltoso, una volta completata la bonifica, recuperare le somme nei confronti del responsabile, ovvero Edison, ma anche perché tramite quell'appalto non si soddisferebbero le esigenze di bonifica. Le cose però non sembrerebbero stare così. Secondo un documento dell'ARTA, la procedura tracciata per la bonifica sarebbe corretta. Abbiamo trovato un documento dell'ARTA del 2015 in cui si spiegava il perché il commissario delegato all'atto di elaborare il progetto non avesse fatto ricorso alla cosiddetta analisi di rischio. Non lo doveva fare semplicemente perché aveva fatto ricorso alla procedura semplificata prevista peraltro dalle norme, perché la procedura
procedura semplificata prevista da un articolo del testo unico dell'ambiente prevede che per velocizzare appunto le bonifiche si possa saltare la fase di analisi di rischio. Perché? Perché si toglie il materiale contaminato, si tolgono i rifiuti, si tolgono i terreni contaminati e quindi non si deve passare per l'analisi di rischio, che peraltro avrebbe l'effetto di arrivare a degli obiettivi di bonifica meno restrittivi di quelli attraverso la procedura semplificata, cioè i terreni potrebbero rimanere con valori di contaminazione leggermente superiori o anche più superiori di molto rispetto a quello alla procedura semplificata, che quindi è più restrittiva e più conservativa, quindi i benefici per l'ambiente sarebbero addirittura maggiori. Intanto il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut tenta ancora di smorzare i toni. In una nota all'ANSA dichiara che risanare i siti inquinati, che in Italia sono 45 per un totale di oltre 170.000 ettari, è una priorità per Stato e Regioni, e per questo si affronterà una riforma del testo unico ambientale col fine di aumentare i fondi per le bonifiche. Morassut però non specifica né come né quando, mentre 50 milioni per Bussi sono stati ridesignati al Ministero dell'Economia. Ci chiediamo il perché si stia facendo tutto ciò per rimandare una bonifica che aspettiamo da tanti anni. Eravamo arrivati con un progetto praticamente sulla soglia della realizzazione e ora riparte tutto da capo, ridando a Edison praticamente le chiavi del futuro di Bussi. Si torna a progettare grandi cose a Teramo grazie ai fondi del Masterplan. Il Comune, l'Università e la ASL hanno firmato una convenzione per la variante urbanistica che porterà al recupero dell'ex manicomio di Porta Melatina. Entro l'anno saranno appaltati i lavori e il cantiere vedrà la luce nel 2021. Vediamo. Comune, Università e ASL unite insieme per disegnare urbanisticamente la Teramo del futuro. Ripartono le progettazioni definitive per riaprire cantieri strategici che rivoluzioneranno la storia del capoluogo abruzzino. In primis il recupero dell'ex manicomio, per il quale il Masterplan ha previsto ben 142 milioni di euro che si spera non vengano congelati dall'attuale governo regionale. Ma c'è molto altro. Riparte l'ampliamento del polo bio-agroalimentare di Piano Daccio, la ristrutturazione dell'ex mensa di Coste Sant'Agostino, dove andranno alcuni laboratori, e la casa dello studente in Viale Crucioli. Riprende il cammino non solo della cittadella della cultura, ma dell'intero Masterplan. Ovviamente all'interno del Masterplan uno degli elementi fondamentali è proprio la cittadella della cultura, quindi il recupero funzionale dell'ex manicomio, e che vedrà degli spazi dedicati ovviamente all'Università di Teramo, in particolare alla Facoltà di Scienze della Comunicazione, al DAMS, ma di fatto una serie di servizi per l'intera città. Insieme con la cittadella della cultura riparte anche il polo agrobioveterinario, quindi la seconda stecca di Piano Daccio, quindi della Facoltà di Veterinaria, e il recupero funzionale dell'ex mensa, quindi che ci lega a doppio filo con l'ADSO, alla quale abbiamo ceduto Viale Crucioli per la casa dello studente, e nell'ex mensa ovviamente verranno gli impianti pilota e le start-up, e poi il laboratorio di medicina traslazionale. Quindi una serie di cantieri, possiamo dire, parlare di quattro cantieri, quindi siamo pronti a far ripartire il tutto. Per l'ex ospedale psichiatrico, che si estende su una superficie di 22.000 metri quadrati, è stata appena firmata una convenzione tra Comune di Teramo, ASL e Unite per la definizione della variante urbanistica, che dovrà essere votata dal Consiglio Comunale esattamente tra 45 giorni. Un progetto epocale, lo ha definito il sindaco D'Alberto. Le previsioni parlano di un appalto lavori per fine anno, l'inizio lavori per il 2021 e la fine del recupero per il 2023. Un intervento storico, quindi siamo arrivati ad un punto rispetto al quale adesso dobbiamo spingere e accelerare. Lo faremo adesso come comune, tocca a noi gestire la fase di condivisione con la città nei prossimi 45 giorni con il Consiglio Comunale, e anche far partire l'iter urbanistico per appunto la variante urbanistica che poi dovrà approdare in Consiglio Comunale. Ma anche l'ASL di Teramo, proprietaria del vecchio manicomio ceduto incomodato d'uso per 90 anni, ha annunciato
annunciato l'apertura di nuovi cantieri, il recupero di una struttura in via Taraschi, ex ospedaletto, e la riqualificazione dei padiglioni per malati psichici di Casalena, lasciati all'abbandono da oltre 30 anni. Andiamo all'Aquila adesso. Il Covid inaugura un nuovo modo di lavorare per quanto riguarda l'Accademia delle Belle Arti. Gli studenti sono infatti piuttosto soddisfatti della didattica online. Germana Dorazio. L'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, in chiusura dell'anno accademico 2019-2020, fa il bilancio dell'attività online, rilevando ottimi risultati nella didattica e nell'orientamento. Da un sondaggio diffuso tra gli studenti risulta infatti che, nonostante le difficoltà legate al Covid, l'Accademia sia riuscita ad erogare i contenuti in maniera corretta. Il 55,6% degli studenti ha infatti valutato la didattica online più che soddisfacente, perché è riuscita a compensare le carenze dovute alla non presenza in aula. Nonostante la peculiarità dell'attività dei laboratori dell'Accademia delle Belle Arti, è comunque sentita come fondamentale dagli studenti. Per quanto riguarda gli strumenti utilizzati dall'Accademia per la didattica a distanza, gli studenti sono stati soddisfatti per il 46,1%. Posso dire che abbiamo lavorato bene, c'è stata buona volontà da parte sia dei docenti che degli allievi a lavorare in modalità telematica, anche del personale amministrativo, e speriamo di tornare alla normalità in autunno. Abbiamo fatto dei questionari per verificare se l'attività in modalità telematica fosse apprezzata dagli allievi, e il risultato mi pare sia stato lusinghiero, quindi abbiamo fatto il possibile, e anche se il possibile non è mai sufficiente, ma cercheremo in autunno di dare nuovo slancio a questa accademia. Non l'ho detto io, ma l'ho ripreso in più occasioni, che in questo momento di difficoltà, che non è soltanto la pandemia, è un po' una crisi generale, la bellezza è uno di quegli elementi che ci salverà, e quindi l'Accademia di Belle Arti può ovviamente svolgere in questo un ruolo determinante, un ruolo importante, sia in Abruzzo, perché l'Accademia è ad Aquila, ma è un'Accademia abruzzese, e quindi bisogna valorizzare tutti i tesori della nostra terra, ma soprattutto bisogna che l'Accademia si dia una visione di prospettiva all'interno di un progetto più generale della città dell'Aquila. Ieri serata Amarcord, nel corso della trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi, con l'intervento di Leo Junior collegato dal Brasile. Una mezz'ora trascorsa tra sorrisi e aneddoti che riguardano chiaramente il Pescara. Sentiamo il servizio di Andrea Costantini. Ha aperto l'album dei ricordi Leo Junior, indimenticato fuoriclasse brasiliano che ha indossato la maglia del Pescara dall'87 all'89, guidando i biancazzurri di Giovanni Galeone nell'unica salvezza in Serie A, stagione 87-88. Lo ha fatto ieri, collegato dal suo Brasile, nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi. Junior ha lasciato il segno con la sua simpatia. Totò, io ti dico, prima, guarda, io adesso... magari a dicembre ti faccio un invito, tu vieni a fare il Babbo Natale qui per il mio nipote, che con questa barba diventa il vero Babbo Natale, guarda. Lo farò, lo farò. E poi via con aneddoti e racconti che testimoniano quanto sia stato e sia tuttora così forte il legame tra Junior e la città di Pescara. Ha fatto parte di uno dei Brasile più forti di sempre, quello battuto dall'Italia Mundial dell'82, e dopo 3 anni con la maglia del Torino ecco la proposta del Pescara, agevolata anche dall'amicizia tra Vincenzo Marinelli e l'allora amministratore del club Granata, Luciano Nizzola. Junior è allettato dalla voglia di vivere un'esperienza diversa e si convince, dopo le referenze di Zico, che a Udine aveva conosciuto quello che a Pescara sarebbe diventato il profeta. Allora io ho chiesto a Zico come era la mentalità di Giovanni quando era lì. Lui, guarda, che lui è completamente diverso di tutti gli allenatori italiani. Lui vuole che poi abbiamo detto che era il calcio champagne che giocava il Pescara, che era il calcio nella maniera offensiva. Se io ho detto, guarda, penso che questa avventura mi farà bene, anche perché sarò lì
al mare, cosa che a Torino avevo bisogno di andare 150 km per andare a Genova e sentire l'odore del mare. Sai, poi ho trovato un ambiente eccezionale in tutti i sensi, posso dire. Poi, quel primo anno nostro, nell'87-88, con le vittorie a San Siro, questa con la Juve, poi le partite che abbiamo fatto, quando guardavo l'Adriatico con 20-25 mila persone tutte le domeniche, quando giocavamo in casa, era un motivo di soddisfazione. Poi ha creato, non solo a me, per me, ma anche per i miei compagni, anche per il proprio Galeone, una motivazione al di là di quello che ci aspettavamo. Io dico che i due anni che ho vissuto a Pescara mi sembrano di essere stati 10, perché ormai mi sono innamorato della città, ci torno spesso. Totò è uno dei testimoni che vengo sempre, perché sono rimasto veramente legato alla città. E poi, in questi due anni, ho partecipato di un sacco di partite dei miei contemporanei, come Altobelli, come Stilic, e ero giocatore del Pescara. Allora ho portato in giro, diciamo, questa, il nome della città e della squadra che giocavo con me, e questo mi ha fatto un grossissimo piacere. È tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che on demand trovate i nostri servizi sia sul canale YouTube che sul sito tv6.it. Grazie ancora e buon proseguimento con la nostra programmazione.